Buongiorno a tutti, raga, come state? Siete curiosi di vedere tutto quello che faccio in una giornata? Questo è il mio day in my life, il vlog di tutta la mia giornata. Ve lo stavate chiedendo tantissimo e adesso che è arrivata l'estate vi posso assicurare che le mie giornate sono imprevedibili, ok? Quindi venite con me. Scusate la mia faccia, ma mi sono letteralmente appena svegliata. Questa mattina è abbastanza tardi, però come prima cosa devo andare dal mio cane, perché non so se lo sapete, se avete visto i miei video, ma il mio cane Simba si è appena operato perché è stato male e adesso lo andiamo a portare fuori per fare un po' di bisogni perché è stato tutta la notte in casa. Quindi andiamo. Allora, eccomi qua, lui si trova nel mio piano di sotto. E adesso lo andiamo a svegliare perché forse sta dormendo. Simba! Ciao Simba! Ciao bello, come stai? Mi sembra che sta molto meglio oggi, guardate quanto è più arzillo. Andiamo a fare fuori qualche passo? Vieni? Andiamo? Sì, andiamo! Andiamo! Nel frattempo lui ha già mangiato e anche preso le medicine. Sì, amore, andiamo, andiamo. E ha anche preso le medicine, quindi gli resta soltanto da andare fuori. Ok, adesso lo facciamo un po' uscire. Attenta Simba che con sto cono. Vai. Piano. Ecco qua. Niente, raga, non vuole camminare, si è rimesso giù. Niente, raga, non c'è proprio stato verso di farlo uscire o comunque far fare due passi. E riproverò fra poco, massimo fra mezz'ora, perché deve uscire. E adesso, come ogni mattina, io dedico del tempo ad editare un po' di video del giorno prima. E oggi devo editare dei video particolarissimi perché ieri sera ho incontrato una personcina, poi vedrete chi, e io ho portato le mollette. Quindi adesso andiamo ad editare. Ad editare qualche video, poi vi faccio vedere. Torniamo giù da Simba e vediamo. In tutto ciò, nell'ingresso di casa mia, c'è subito la mia targa. Sono troppo felice, proud, adoro. Ok, raga, eccomi qua. Ho editato, pubblicato su YouTube, su TikTok, su Instagram, ho fatto tutto. Adesso torniamo da Simba e riproviamo a farlo uscire. Questa volta deve uscire per forza. Andiamo. Sono tornata. Mi aspettavi? Ciao bellissimo. Adesso usciamo. Dai. Alzati. Mi hanno detto che se prendo il guinzaglio lui automaticamente si alza. Sì, andiamo. Vieni, no. Vai. Bravo Simba, bravissimo. Vai. Esci. Ha un po' di difficoltà uscire con questo tubo. Oh, bravissimo Simba, stiracchiati. Ok, andiamo, dai, vai. Comunque, raga, non ve l'ho fatto mai conoscere, ma lui è il mio gattino. Si chiama Seppia. Però è un po' spaventato perché c'è Simba. Però si vogliono bene in realtà. Andiamo. Io troppo contenta perché sta facendo la plin plin. Finalmente. Ok, abbiamo fatto una bella passeggiata, l'ho portato anche su un bel prato, adesso lo sto riportando a casa. È bravo, dai, diciamo che oggi è molto arzillo. Mamma mia, non vi potete rendere conto che è caldo, adesso mi prendo un po' d'acqua fresca e adesso inizio a fare anche il pranzo perché oramai sono le una. Quindi sì, adesso raga vado a pranzo, cioè mi preparo qualcosa e ci sentiamo dopo perché devo fare con voi delle mollette. Le vado a fare però dopo pranzo, prima mi riposo un attimo. Troppo caldo. Bene, raga, io mi sono fatta il mio pranzetto e buon appetito a tutti, ci vediamo dopo pranzo. Mamma mia, i miei capelli, oddio. A dopo. Ok, raga, io ho mangiato, ora sto scendendo perché è il momento di far mangiare anche Simba. Quindi io vado a preparare il suo pranzetto. Eccolo qui. Lui tutto contento, tieni e buon appetito, amo. Eccolo qua che se la pappa tutta. Andiamo. Ora, raga, mi sono fatta un caffettino perché mi serve un po' per svegliarmi. Quindi, ecco qua il mio caffè. Oddio,
Oddio, caduto mi è tutto, caduto mi è tutto. Ok raga, sono nella mia postazione dove faccio i TikTok, le mollette. Un giorno mi farò un tour, ma adesso non posso perché è veramente tutto in disordine, mi vergogno. Ma sto facendo appunto delle mollette e ve lo svelo perché tanto qui non abbiamo segreti. Allora, sto facendo delle mollette per Anna. E perché sto facendo delle mollette per Anna? Perché oggi la incontrerò e oggi incontrerò Anna. In realtà io già l'ho incontrata più di una volta lei, sia ai live di Rondo che a Milano in qualche discoteca, però oggi verrà nel mio paese qua in Umbria e farà il live e dopo il live appunto avrò modo di vederla. Non so se riuscirò a portarle le mollette, cioè non ne ho la certezza, però io le faccio comunque, cioè adesso faccio le mollette, faccio il video e alla fine del video voi scoprirete, e anch'io lo scoprirò perché non lo so, se riuscirà ad averle. Adesso ve le faccio vedere. Ancora non ho fatto nulla, però le ho scelte sul tema del rosa e il viola, perché per lei voglio usare questi due colori, rosa e viola. Io sono ossessionata. Adesso sto scrivendo Anna, le farò in colorazione di scala. Questi sono i tre stickers che ho disegnato per le mollette di Anna. Ok raga, le sto facendo e vi devo dire che sto veramente sudando perché è caldissimo, ma stanno venendo benissimo. Cioè penso che siano le mollette più belle che io abbia mai fatto. Tada, non ci credo, guardate quanto sono belle, tutte viola e rosa. Adesso ve le metto alla luce così rendono ancora di più. Guardate quanto brillano. Hello Kitty e la faccina da Betty. Adesso, dato che non possiamo portargliele così, prenderò una bustina per metterle dentro e consegnarle. Sono indecisa tra bustina bianca e bustina rosa, ma io direi rosa tutta la vita, dai. Sì. Adesso le lascio qua perché si devono un po' asciugare e dopo le imbustiamo. Perfetto, le amo. Spero veramente di riuscirle a consegnare ad Anna perché secondo me le piaceranno tantissimo e anche perché ci ho messo tanto, tanto tempo. Spero di non riportarmele a casa. Buongiorno raga, si è svegliato anche mio fratello. Sono le 4:15 di pomeriggio e si sta facendo la pasta. Mentre io sto facendo merenda, mi sto facendo il latte con i cereali. È sempre l'ora del latte e cereali, raga, mi raccomando. Ti ho portato fuori la... Allora raga, stiamo portando fuori Simba, guardate. Fa un po' ridere con questo cono. E guardi, Simba, mamma. Simba! Eccolo lui. Ok raga, mi vado a fare una doccia perché dopo ci prepariamo insieme per andare al festival. Quindi nulla, mi vado a docciare anche perché sono uscita un attimo e già sto morendo di caldo, aiuto. Comunque raga, ieri ho comprato da Pull&Bear questo vestito, è molto lungo, adesso lo faccio vedere. Ta-da! Questo. E penso che lo indosserò proprio oggi perché mi piace, spero solo di non morire di caldo perché è un po' caldo. E comunque ho scoperto che oggi, dopo di Anna, si esibirà anche Mr. Rain, quindi penso che farò le mollette anche per lui. E spero di poterle consegnare ad entrambi. Vabbè, io nel dubbio le faccio, poi vedremo. Mr. Rain mi dà delle vibes molto tranquille, quindi faccio con colori molto chiari. Oddio, infilato si è. E ci metterò tutti quanti i glitter, magari scelgo un colore, non lo so, forse il celestino. O il verdino. Tada, raga, mollette per Mr. Rain fatte. Adesso ve le faccio vedere anche queste alla luce. Guardate che carine, molto luccicanti. E per loro scelgo questa bustina. Adesso vi faccio vedere come vengono impacchettate. Eccole qua, le mollette per Anna e le mollette per Mr. Rain insieme. Adesso mi preparo e mi trucco. Poi andiamo. Ok raga, mi sono truccata, questo è il make up abbinato ai colori del vestito e adesso vi faccio vedere bene il fit completo. Non si vedrà molto bene, ma ecco qua, ci ho messo questi sandali oro e tada! Adesso vado là, quindi ci vediamo direttamente laggiù. Indovinate con chi è?
Bellissimo, ok, pronti? Pronto vai. Ciao a tutti, bentornati in Consegno le Mollette. Oggi sono con Anna. Ho portato le mollette da Baddie. Ma sono personalizzate! Sì! Allora, io ho già le mollette, le mie mollette ce l'ho, però ti ringrazio tantissimo. No, guarda, posso provare un po'? Certo, mettile tutte se vuoi. Sofia, chi sa full lì? Ma chi sei? Zia, vai via. Bellissime. Grazie, tesoro. Bellissime. Grazie. Ma, ci vediamo presto. Ma. Grazie mille. Com'è che fa? Ah, ok. Hey. Come fa? Ma che vai, siamo? Vai. Dimmi dove sei? Ma che musica! Mi chiederò i più brutti, ma che brutto! Scemo di merda! Lascia che il vento porti via la pioggia. Nessuno ci è sole, ma tu hai scelto me. Ovunque vada, anche se sarà finita, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Non ci sta la situazione, a volte chi è giunto ci fa paura. Basta solo passo, passeranno questi temporali, anche se sarà difficile. Sarà un giorno io e domani, mai supererai, fai e te. Sarai paura e non stringimi le mani, perché siamo... Eccomi raga, sono finalmente a casa, non è tardissimo, tipo mezzanotte e mezza. È stata una serata incredibile, vi devo raccontare meglio, però ora sono distrutta. L'unica cosa è che non sono riuscita a portare le mollette a Mr. Rain, però ci ho comunque fatto una foto, quindi non importa, sono comunque soddisfatta e spero che il video vi sia piaciuto. Io adesso vado a dormire perché domani devo andare a Milano e mi devo svegliare alle 5:30. Quindi se il video ti è piaciuto lasciami un like, iscrivetevi al mio canale, io vi mando un saluto, ci vediamo nel prossimo video.